La scorsa domenica mattina i Bitcoin hanno superato i 40.000 euro di valore. Cosa sono le criptovalute? Ha senso investire? Come faccio ad investire? Sono solo alcune delle domande a cui darò risposta in questo video. Inizio subito con la domanda principale, mentre attorno a me appaiono tutte le informazioni per darmi supporto e interagire col mio canale e i miei social. Cosa sono le criptovalute? Farò una introduzione veramente base, quindi se già lo sapete usate l'indice per saltare il pezzo. Non voglio nemmeno entrare troppo nello specifico in ogni valuta, sono ormai migliaia, ma indicativamente le prime sono nate più di 10 anni fa con l'idea di sostituire gli intermediari bancari e cambiare il modo di usufruire della moneta come scambio tra persone. Si basano su di un algoritmo che le controlla e le regola. Questo algoritmo cambia da valuta a valuta, ma per fare l'esempio del Bitcoin, si basa sull'essere decentralizzato, ingloba ogni singola transazione avvenuta e regola le difficoltà di estrazione della valuta. Infatti la maggior parte di queste valute elettroniche non solo possono essere acquistate tramite exchange di valuta, ma anche minate, preso a prestito dal gergo dei minatori, poiché tramite lavoro macchina queste possono essere trovate gratuitamente da chi decide di sostenere la rete dei server e gestire a sua volta la lista delle transazioni. Questa lista delle transazioni è aggiornata contemporaneamente su ogni singolo server e si chiama blockchain. Permette di validare e rendere noto a tutti chi e quanti bitcoin abbia realmente. In parole povere, questo impedisce ad una persona di vendere i suoi 5 bitcoin a 2 o a 3 persone diverse, perché una volta che li ha venduti, tutti lo sapranno e non potrà più truffare nessuno. Ovviamente questa è una estrema semplificazione e molte criptovalute hanno funzioni aggiuntive come la convalida di contratti presente nell'Ethereum, ma a parte qualche accenno più avanti, questo è un altro discorso che meriterebbe un video a parte. Per ora concentriamoci invece sul valore delle criptovalute e del mercato finanziario che queste hanno aperto. Ovviamente si parla di un mercato basato su nessun bene fisico, ma semplicemente su di un valore dettato dall'accordo tra le parti che se lo scambiano. Quindi è come una moneta, una convenzione. Qualche anno fa l'intero mercato delle criptovalute era meno di una decima parte di quello dell'oro, che a sua volta è una minima parte di quello delle più grandi borse valori del mondo. Stiamo quindi parlando di una formica rispetto ad un elefante e il valore delle criptovalute è determinato dal fatto che, come ogni bene, anche in questo caso, se inesistente, spesso è finito e questo significa che nel caso del Bitcoin c'è un numero massimo di valuta disponibile. Questo ne ha fatto un ottimo sistema speculativo, vero campo in cui si sta affermando la criptovaluta. Tanto per capirci, quando ho iniziato ad interessarmi delle criptovalute, un Bitcoin valeva 35 euro, ora ha superato i 40.000 euro. E se ve lo state domandando, probabilmente sono l'unico pirla che non ci ha fatto i soldi. Da nerd quale sono, mi sono concentrato di più sulla struttura informatica e all'esperimento sociale ed economico che a farne un vero investimento speculativo. Indubbio però che se avessi investito 1000 euro 8 anni fa, ora ne avrei quasi 1.200.000. Questo rende bene l'idea della speculazione che crea forte instabilità di valore ed è l'opposto di quello che serve ad una moneta per renderla tale, la stabilità del suo valore nel tempo. Ovviamente altre criptovalute famose oltre alle già citate Bitcoin ed Ethereum con differenti approcci all'algoritmo sono i Bitcoin Cash, nata da un fork del codice del Bitcoin per alleggerirle e velocizzarne il database gigantesco, fra l'altro, delle transazioni che continua ad aumentare di secondo in secondo. I Litecoin, nati diversi anni fa, sempre con l'intento di migliorare e rendere più rapido il sistema adottato dai Bitcoin. Monero, molto diffusa nelle transazioni del dark web, e il Dogecoin,
nata per scherzo, per prendere in giro appunto tutte le altre cripto, ora, dopo i fatti di Reddit spiegati in un altro video passato, sta letteralmente volando sulla luna. Mi spiace solo che il fondatore di questa scherzosa valuta abbia venduto tutto anni fa, guadagnando come una Honda Civic usata, perché ora si comprerebbe un treno di Tesla. Ma veniamo alla domanda delle domande. Come posso iniziare ad investire nelle criptovalute? La prima cosa da fare è acquistare da valuta fiat, che sono le monete tradizionali, il corrispettivo della criptovaluta che interessa. Per farlo si può chiedere ad un amico che già ha la valuta che ci interessa e che via brevi mano potrà trasferirvela su di un vostro wallet che avete creato apposta. Ci sono app per il telefono o software per PC che lo fanno in maniera semplice e veloce, come BitPay, Green Address o Mycelium. Se però volete fare da soli, avrete bisogno di un exchange dove creare all'interno un vostro wallet e a cui bonificare i vostri euro da convertire in cripto. In questo video non entrerò nel dettaglio di servizi specifici come Coinbase, Kraken, Xerox, Binance o Bitstamp, mi tengo l'approfondimento per futuri video. Per adesso focalizzatevi sulla sicurezza che questi servizi offrono, dalla criptazione del portafoglio, le cui chiavi devono essere in vostro possesso, alla sicurezza di accesso al servizio con almeno un'autentificazione a due fattori e la possibilità di creare chiavi pubbliche da usare su di un'app di trading di terze parti per effettuare più facilmente le transazioni di compravendita. Se non hanno queste caratteristiche, diffidate, perché gli attacchi fraudolenti a questi servizi sono costanti e nella storia più di un furto ha fatto danni seri. Se doveste servire come esempio, proprio qualche giorno fa è della notizia che nel solo 2020 la Corea del Nord avrebbe rubato tramite hacking ben 316 milioni di dollari in criptovalute. Segnalo anche che questi servizi operanti in Europa vi chiederanno una identificazione come fossero delle vere e proprie banche o gestori telefonici. Quindi guardate bene come gestiscono la vostra privacy, perché dovrete dargli in mano la vostra immagine e la carta d'identità. Una volta fatto tutto e mandato il primo bonifico, potrete procedere a comprare e vendere in real time con le dovute percentuali che lascerete all'exchange. Fate quindi bene i conti se vi conviene vendere in quel momento, perché una volta tolte le spese, se la variante è minima, potreste pure rimetterci. Si tratta pur sempre di speculazioni ad alto rischio. Tenete anche in considerazione i tempi di trasferimento di criptovaluta se decideste di passare da un exchange all'altro o da un exchange ad un vostro wallet, cosa che consiglio assolutamente di fare se pensate di non muoverli per un po'. I trasferimenti non sono istantanei, in alcuni momenti di estrema congestione potrebbero passare anche diverse ore prima di vedere effettuata l'operazione già confermata. Consiglio banale ma doveroso: compra basso e vendi alto, non importa quale sia la cifra a cui compri. Ora va aperto un capitolo sull'ecologia di questo mondo delle criptovalute. Se ne avete capito il funzionamento, basato sul lavoro computazionale inutile delle macchine per minare e per gestire le migliaia di transazioni al secondo, vi renderete conto che ci sono migliaia di server che consumano elettricità senza dare un vero e proprio servizio a nessuno. Energia buttata al vento, che si stima similare a quella di un medio stato industrializzato del mondo, in un momento dove invece questa, l'energia, inizia a scarseggiare o peggio ad impattare pesantemente sul clima del nostro pianeta. Ora non dico che spegnendo i server delle criptovalute salveremo il mondo. Probabilmente i soli server collegati all'indotto di Wall Street consumano di più, ma è proprio il concetto stesso di spreco che andrebbe evitato e razionalizzato. Dovrebbe anche essere un monito il collasso della rete elettrica iraniana dovuta ai tantissimi miner cinesi che hanno investito in farm là. Confido che tutto questo venga tenuto in considerazione e razionalizzato nell'imminente futuro, ma visto anche gli incredibili danni già fatti nel gaming, ma lo affronterò in dettaglio nel prossimo video, provocando la totale sparizione delle schede video più avanzate e non solo dal mercato degli ultimi mesi e la vendita di queste a prezzi da bagarinaggio, direi che più una corsa all'oro digitale che una presa di coscienza dell'impatto reale che queste criptovalute hanno nel mondo.
ricordatevi il mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, commentate, condividete questo video, perché per oggi ho finito ed è ora che torni a controllare l'andamento delle criptovalute, che sa mai che riesca a fare plusvalenza al prossimo video. Ciao!